Benvenuti e bentornati su Planet of Lana. Eccoci qua di nuovo con un altro episodio. Finalmente riesco ad andare avanti. È un pochino che non vado avanti. In realtà ho fatto solo un episodio, però è un pochino che non gioco a questo giochino che mi aveva infognato parecchio. Adesso riprendiamo, vediamo un po' da dove ci eravamo lasciati. Riprendi, mia cara, riprendi. Vediamo dove ci fa ripartire. Avevamo appena superato un robottino. No, da qua! No, delirio. Cazzo, delirio. Aspetta un attimo, era da mandare. Mui qua su. Vai, piccolo. Ok. Ah, no. Minchia, mi stavo per muovere. Iniziamo bene. Porca troia. Dai, vaffanculo, togli dal cazzo. Maledetto. Boom. A posto. È stato facile. È stato facile. Andiamo, Mui. Com'è che era? Così. Olai. Olai. È vero, è vero. Che ha la lingua fatta apposta. Vieni, Mui. Vieni. Olai. Oh, finalmente riprendiamo. Che bello, che bello. Mi piace un sacco sto giochino. Opla. Andiamo, Mui. Vediamo cosa ci attende. Visto che ci sono varie località che dovremo affrontare, infatti sono curioso di vedere poi come arriveremo a queste località. Attenzione, passiamo attraverso qualcosa di oscuro. Ok. Però, astronave madre, il centro di controllo. Là cos'è, un deserto? Attenzione. Comunicano con le melodie, a quanto pare. Minchia, Mui. Aia. Aia, era troppo tardi quando ho visto la S. Minchia. Porca troia. E allora. Avete sentito il tipico scricchiolio delle ossa rotte? Quando si è sfrantumata sotto? Dove cazzo siamo finiti? Che bel posto inquietante. Sali per favore, dai. Madonna mia, cos'è? Aspetta, aspetta, aspetta. Ah, Ima? no, Ima? Olai? no, Olai, qui? Ima? Olai? Bravo, vieni qui, 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 più qui. Mui, portacci tua. Aspetta. Vieni qui, per favore. Vediamo se va bene. Ok, se no non vediamo dove cazzo ci buttiamo. Perfetto, perfetto. Lui penso che ci veda. Un po' troppo presto, forse. Madonna mia. Ma. Ok, andiamo avanti. Up. Madonna mia. Up. Col fischietto. Eccolo, attenzione, l'agilità in persona. In persona. In animale. Poverino, stiamo rincoglionendo comunque. Ah, cos'è quel nero dietro di noi? Ah, ok. Vai lì. Tamaki. Un pochino giapponese. Ah. C'è il sassolino che si muove, bellissimo. Ep. Aspetta, Vediamo di dondolarci. Mamma mia. A pelo, eh. Vieni, piccolo.
Ok. Madonna mia. Il platform. Mamma mia. La concentrazione che ci devo mettere per fare ste cose. Ah. Bene. Quindi... Aspetta, eh. Abbastanza inquietante, devo dire. Vai lì, bravissima. Ok, acceso lì, ma... Quindi? Cosa devo fare? Mica ho capito io. Ah. Ok, ok. Così lui non può passare e passiamo noi. Mamma mia. Un genio sta ragazzina comunque. Madonna mia di ciò che cascava. Senti come si lamenta. No, dobbiamo andare di qua. Casca giù. Non vieni, maledetto schifo. Ok, eccoci qua, eccoci qua. Voilà. Salta su. Non so com'è che era. Ah, così e tira indietro. Tira indietro. Vai. Andiamo, Mui. Ah, aspetta, scusami. Devo tenere premuto. Ehi. Andiamo, su, forza. A bassa voce. Adesso, per favore, mi devi andare a prendere la corda. E? Azz, è vero. Olè. Olè. Andiamo, piccolo. Ehi. Olai, andiamo. Guardatelo lì come corre, felice, beato. Siamo sotto. Ah, delle strutture. Madò. La pelle d'oca. Ogni volta che fa un salto sta qua. Quindi. Qui è troppo basso per noi. Dove cazzo dobbiamo andare? Di qua ci va? Come... Cos'è che è? Ah, giusto, lo carezziamo, ok. Ma questo è un passaggio o no? Come dovremmo fare noi a fare qualcosa? Però... Chi allora? Oddio. Va bene. Ok, non so come sia potuta accadere una roba del genere. Ah 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 ah. Delle incisioni. Quindi cos'è il Big Bang quello sarebbe? Non so, spara a caso. Penso proprio di sì, perché questo penso sia l'universo, lo spazio, quindi con i pianeti, i soli, eccetera, e le varie galassie. Vediamo un pochino. Questo? Un bambino, un esserino. Nascita dell'uomo, boh. Chissà. Vedremo più avanti. Carino di spiegare la storia anche così, con queste scritture antiche, diciamo. Ha conosciuto la tecnologia? Beh. Ha creato un chip? Penso che abbia conosciuto la tecnologia. E si è fatta esplodere, giustamente, perché gli esseri umani
ovviamente. Non ne fanno una giusta, a posto. Qua c'è qualcosa però. Ah, qua c'è una roba assurda, gigantesca. Che casino. Allora, c'è il simbolino del gioco, questa specie di kunai centrale, di piuma, non so che cazzo sia. Sì, però io vorrei anche capirlo, sto... Qua ci sono vari popoli, diciamo, che vanno in varie terre. Nel deserto, nelle montagne. Quello tipo a caccia di un bue, che cacchio è? Quello è a caccia di un pesce. E tra l'altro i primi di ogni quattro gruppi sono degli astronauti, forse l'evoluzione. Sono scesi su questo pianeta, sono stabiliti e poi ognuno si è tipo specializzato in qualcosa. Penso, vediamo di andare avanti. Però ci potrebbe stare, dai. Qui, questo si parla del deserto. Se, sembrerebbero dune. Boh. Aspettate un attimo che qua mi puzza di... Là, la Madonna, bello però. Per me qua c'è qualcosa, qua c'è qualcosa. Stai un attimo qua, muoi per favore. Quindi... Con questa cosa cosa dovremmo noi capire? Aspetta, di qua non si può andare, va bene. Mui, aspetta un attimo qua per favore, perché così vediamo noi cosa possiamo fare. Magari ingrandendosi vediamo di più. No, ci dice... Ah... Ok. Che è sta roba? Ah, ok, tira indietro. No, tira in avanti. Ah, sono gli indizi. Ok, questo qua deve stare... non viene. Ah, i timpani. Va bene? No, non va bene così. Allora, questo qua sta a intendere quello su in cima. Quindi di uno lo dobbiamo spostare in pratica. Questo qua non lo sappiamo perché ancora non abbiamo trovato l'indizio. Allora, questo qua... Questo in realtà non si... Oh, aspettate. No? Sì, così. Questo va così. Perché è la cosa che ci dà la luce lì ce lo indica così. Vediamo un po' qua. Però in teoria, cioè, cosa si dovrebbe muovere? No? Madonna. Dovrebbe aprirsi la porta, in poche parole, sì. Mello! No, niente. Ci ho provato. Magari era una porta elfica. Come facciamo noi a capire le altre? Forse qua c'era qualcosa che potremmo noi scrutare. Non mi pare, non mi pare. Vediamo un po'. Ah, c'è, sì. Allora, quello diciamo piatto, quello lassù in cima a sinistra, deve stare tutto a destra. E idem per l'altro. Ok, abbiamo trovato la solution. Cioè, mi ricordo, perché... Ima. Vieni, vieni. Tanto ormai... Ah no, giù, vai giù. Ok,
che dobbiamo andare qua. Madonna, quanto siamo andati indietro. Allora, questo tutto in qua. E ok. Se ricordo bene, non vorrei dire una cagata. Oppure era così? Vabbè, proviamo così, poi dopo al massimo andiamo a spostare. E quello piatto, in teoria, è la stessa cosa. Gli altri dovrebbero essere in posizione, dovrebbero. No? Madonna mia. A quanto pare non si è aperto. Ti apri? Adesso? No. Scazzato qualcosa? No, questo comunque mi pareva tipo così. Scusami, eh. Questo qua com'è che era? Aha. Ah, ok. Uno deve sbucare. No, di qua. Sali, sali, sali. Uno deve sbucare. Quindi dobbiamo spostare a sinistra di un puntino. Vai su, per favore. Questa struttura, questa parte qua con questi tubatori mi ricorda un pezzo di Stray. Il giochino del gattino. Così, no? Ma non succede nulla. Non è così che deve stare. Come mai? Ma si aprirà in automatico o devo andare io? Perché non l'ho mica capita sta cosa. Allora, fatemi vedere un pochino, va. Però questo qua me lo segna diverso. Cioè il pezzettino, diciamo, che sta in verticale mi sembra più spostato a destra rispetto a quello là in cima. Però è l'unico che ha un pezzettino così, quindi come devo fare io? Eppure no, niente. Allora, per favore, muoviti. Così dovrebbe essere. Si può? Permesso. Fa culo. Scendi. E opla. No? Non vi piace? Fa vedere questo. Questo così va bene. E siamo a posto. Vado a rivedere di nuovo nella mappa grande lì. Però mi pare che sia giusto. Non ho voglia di far andare a accendere a Mui di nuovo la lampadina lì su. Qua ci dà quello piatto e quello con le due stanghette. Quello piatto tutto a destra deve stare. Due puntini sotto e tre a sinistra. Due puntini a sinistra e uno sotto, quell'altro. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Che palle sti enigmi. Cioè, più che altro sono lenti. Perché già questa non è una fenomena a correre. Allora, quello lì va bene. Due puntini a sinistra e uno sotto. Quest'altro com'è che era? Boh. Non mi ricordo più. Così. O no? È sbagliato qualcos'altro, quanto pare. Questo sarà sbagliato? Così? Che due coglioni. Madonna mia. Andiamo a rivedere quello con la lampadina. Che vi devo dire? Che vi devo dire?
Due palle però. Ima. Mi dispiace ma stai qui, Mui, mi raccomando. Non abbiamo neanche uno snack da dargli. Allora. Ep. Forse abbiamo sbagliato a fare questo. Tutto così deve stare. Così deve stare, giusto. Ma questo è giusto pure questo. Quello sopra va bene, in teoria. Sì, va benissimo quello sopra. Qual è il problema? Quale cazzo è il problema? Scusate, eh. Oh. Allora, in teoria se non sbaglio dovrebbe essere così, dovrebbe essere corretto tutto. Non sono capace, che due coglioni. Non ce la faccio, non ce la posso fare, non ce la posso fare. Fa vedere una roba. No, un puntino, sì. Un puntino a destra, un puntino al centro e un puntino a sinistra. Quello di sopra va bene. Quello lì con la luce, che si vede con la luce, va bene, perché due puntini a destra, due puntini al centro. Adesso vediamo gli altri due di nuovo a sto punto. Scusatemi, abbiate pazienza, ma anche la memoria è quello che è. Accenditi! Allora, quello piatto, tre puntini a sinistra e due al centro. E dovremmo averlo fatto. Quell'altro invece, due puntini a sinistra e un puntino al centro. Non l'ho fatto così. Oppure devo fare qualcos'altro? Va bene, come adesso va benissimo. Por qua non succede niente. Devo fare qualcosa di particolare? Tipo questo? Mi dispiace che non c'è la telecamera a riprendermi, perché se avesse visto la mia faccia in questo momento avreste capito tutto. Porca puttana, ragazzi. Ima. Oh, no, scusami. Vieni, vieni. Scusa, abbiamo fatto... Che cazzo dobbiamo fare? Ma che rincoglionito che sono, mamma mia. E anche qua abbiamo una pallina luminosa. Una pietra luminosa, come in Brumble. Anche qua ci giochiamo con il nostro amichetto. E la mettiamo in saccoccia. A key from the past. E l'achievement sbloccato qui. Cos'è sta roba? Degli occhietti. Salve. Ah. Quindi? No, così diamo... Non capisco. Quindi? Ma che cazzo... Cosa sta facendo? Lo carezziamo e va bene. Ma quindi? Qua non c'è nessuna cosa. Cosa minchia sta facendo?
Non possiamo far niente, cioè, cazzo di... Ci fai passare, per favore? Aspetta, aspetta. Ma dove cazzo va? Dove sta andando? Ma perché? Si è rotto Mui. Abbiamo rotto Mui. Abbiamo dato la pallina, giustamente. Non viene più qua. Si è rotto Mui. Ma porco. Ah, ma anche se torniamo indietro non possiamo fare niente. Si può ed è... Lo carezziamo. Dove è andato? Mui? Si è ripreso? Si è ripreso, si è ripreso, attenzione. Però stava facendo qualcosa, vediamo un pochino, aspettate un attimo. Vediamo. Ah, io non so. Non so sinceramente cosa fare. Non so sinceramente che cazzo fare. Ma vaffanculo, però. E come cazzo dovevo saperlo io? Cioè, pratica qui. Dovevamo fare lì il rincoglionimento mentale con Mui e poi tenendo il tasto destro potevamo spostare Mui. Voi spiegatemi come cazzo avrei dovuto intuire una roba del genere. Anche perché Mui per il momento non l'abbiamo mai spostato. Scendo? Scendo? Scendo. Salgo? Salgo. Salto? Salto. Ok. Ok. Vieni, vieni, Mui. E niente. Non ha mai fine questa maledetta grotta. C'è un altro sentiero di qua, andiamo a vedere. Ah! Lì a destra c'è un essere, che figata! Bellissimo! Anche qua c'è un essere. Che cazzo sono? Dei bruchi! Salve! Quindi qui... No! Va indietro. Ah, vado. Ah. Vieni con me. Questo tappa la luce. Non ci fai niente, vero? Mui, mortacci tua. Qua devi venire. Qua. Olè. Chi è lo? Olè. Mamma mia. Ok. Non torna al suo posto, vero? Bravissimo. Che schifo comunque. Che è sta lumacona? Vieni con me, Mui, perché forse ci dobbiamo buttare dall'alto, penso.
sperando che muovendo questo non... Ok, rimane sempre comunque... Scusi, passiamo sopra di lei. Non è così. Non è il caso. Ah, forse dobbiamo passare sopra l'altro. Scusi, noi passiamo sopra. Ok. Grazie mille. Contenti di non essere... Che palle, però. Mui, puoi andare giù, per favore? Vai giù. Vai giù. Che palle. Dobbiamo fargli aprire gli occhi. Ma perché mi metto i bastoni tra le ruote da solo? Ma porca puttana. Ma guardate te. Se mi stavo fermo, quest'ora ero già passato, invece... Vieni qua, mandalo indietro, per favore. Tappa il buco. Là. Andiamo. Staccati, per favore. Vieni qua, Mui. Ipnotizzati. Opla. Olè, in teoria. Dai. Olè. Mazza, che creature schifose, comunque. Va bene, va bene, va bene. Scivola. Madonna mia. Della luce, della luce! Finalmente. Dove eravamo finiti? A Moria? Siamo usciti? Oh, bello, bello. Beh, carina anche la parte, dai, della grotta. Ci stava, almeno per cambiare un pochino ambientazione. Mamma mia, che bello sto panorama, mi rilassa un botto. È bello, è curato bene artisticamente, mi piace molto. Mia cara, non penso che chiamarlo così a cazzo de cane possa cambiare qualcosa, nel senso. Ah ah. Guardate la pietra che ci insegue. Qualche centimetro ci avrebbe spinto giù. Questa immagino la dobbiamo portare qua. Opla. Allora. Stai qua, mio caro. Questa la giriamo così. Ormai siamo avvezzi. Se stavo zitto era meglio. Ah, forse ok. Devo fare così. Devo fare di questo. Prendila per favore. Metterla. Una via di mezzo. Attivarla. Ritornare su. E Mui che se la spassa seduta ad aspettare noi. Potrebbero farlo un gioco dove noi siamo l'amichetto secondario e non facciamo un cazzo. E guardiamo l'altro faticare. Hola, Mui. Vieni, Mui, piccolo. Mui. Ale, un altro enigma. Dei bastoni. Te non puoi tagliare niente, vero, Mui? Allora, forse dobbiamo andare su prima. Una corda. Salta qua per favore, mia cara, mia cara. Up. Piano piano, piano piano. Dondola. Dondola di più magari. Ecco, il dondolamento non è... Ok. Ok, madonna mia. Che fatica. No.
Devo andare proprio sopra, vediamo un po'. Dai, 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 dai. Allora, lì c'è un'altra corda. Mui, per favore. Cavachi. Ce la fai andare qua, Mui? Piccolino? Mi sa che lui non riesce a salire. Dove è andato? Ah, ma è ancora su, è ancora giù. Ok. Ah-ha. Aspetto a chiamarlo perché sennò potremmo schiacciarlo. Olai. Non sarebbe il caso. Vieni con me, mio caro. Oh. Stai qua perché sennò sclero malissimo. Ora, e abbiamo mandato su anche Mui. Ep. Fa dei salti della Madonna, sto gattino barra scimmietta. Però non ce l'ha fatta. Ep, mamma mia. Olai. Vieni, Mui. Andiamo. Ci serve il tuo aiuto. Famaki. Per favore, Mui, la corda. Chialo. Chialo. Ep. Guardate col musettino come spintona la corda. Olè. Di qua. No comment. No comment. Madonna mia. Si butta così. Che cazzo serve quella via allora? Cazzo, fate vedere cosa c'è sotto. Si rompe. Madonna mia. Questo gioco i ponti sono abbastanza precari. Bisogna stare attenti. Una verde prateria, direi. Attenzione, musica cupa. Cosa accade? Niente. Robò. Quella là. Madonna. E già partiamo male. Che giro fa il nostro amichetto qua? No, dove va? Allora, te vai lì, che vai in mezzo alle fratte lì. Ok. Ah, ok. Muoviti, muoviti, cazzo, muoviti. Ok, mamma mia, le capriole. Vieni, 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 vieni. Andiamo via, andiamo via, andiamo via. E già siamo stati veramente, veramente bravi. Oh, di nuovo sto coso. Dai, tiralo che... Bim! Olè, si fa passare. Andiamo. Sta cambiando l'ambientazione, piano piano gli alberi stanno avendo un cambiamento un po' più paludoso. E infatti... Dove siamo finiti mo stavolta? In quale antro della terra siamo finiti? In una palude sotterranea, a quanto pare. Allora, siccome c'è il cambio di location, io mi fermerei qua, riprenderei la prossima volta da questo punto, così vediamo l'ambientazione diversa. Per il momento siamo andati avanti, non abbiamo visto, diciamo, tantissimo, nel senso che abbiamo visto quelle scritture antiche sulle pareti della grotta. Abbiamo capito più o meno, almeno io più o meno potrei aver capito quello che ho detto. Però lo vedremo più avanti, magari. Quindi io, come al solito, vi invito a lasciare un mi piace, a condividere il video, a commentare il video, perché dai, comunque è un giochino carino, no? E iscrivetevi al canale, così potete seguire le nostre avventure. E noi ci vediamo se... Scusate.
E noi ci vediamo come al solito a un prossimo video. Ciao a tutti!